Vangelo del giovane ricco che abbiamo appena ascoltato ci offre già un primo spunto di riflessione nella celebrazione di questa messa, ricordo, di Alcide De Gasperi. Quando questo giovane è pieno di buone intenzioni, si avvicina a Gesù e gli chiede: Maestro, che cosa devo fare di buono per avere la vita eterna? E Gesù gli risponde: buono è uno solo, buono è uno solo. Qual è stata la profonda ispirazione di Alcide De Gasperi? E lo dice bene il Papa Benedetto in un suo intervento di qualche anno fa, e dice: Alcide De Gasperi, in Alcide De Gasperi spiritualità e politica si integrarono così bene che, se si vuol comprendere sino in fondo questo uomo di governo, occorre non limitarsi a registrare i risultati da lui conseguiti, ma bisogna tenere conto della sua fine sensibilità religiosa e della fede salda che costantemente ne animò il pensiero e l'azione. Solo Dio è buono. E allora il riferimento a Dio illumina, ispira le scelte. Il cristiano non è integralista, non deriva direttamente dal Vangelo le scelte politiche da fare, ma usa la mediazione culturale, perché le situazioni cambiano, i problemi storici cambiano, tuttavia mantiene viva l'ispirazione e il riferimento a Dio, uno solo è buono. Se la nostra vita è unificata dall'amore di Dio, dall'ascolto della sua parola, ecco che da questo amore, da questa unificazione della nostra persona e della nostra vita poi scaturiscono le scelte buone. Poi devono essere declinate volta per volta attraverso la mediazione culturale, attraverso l'intelligenza sociale e politica. Ed è interessante che Gesù legge nel cuore di questo giovane il suo desiderio. E a questo giovane Gesù chiede un salto di qualità nella sua fede. Questo giovane era un bravo giovane. Chi di noi può dire: tutti i comandamenti li ho messi in pratica? Io no, non sono voi. Questo era un bravo giovane, però era ancora fermo al registro della legge. Della legge. La legge è una cosa buona, però la legge ci indica la via giusta, ma non ci dà la forza per metterla in pratica. Ci vuole lo spirito di vita nuova, del Vangelo. Ecco perché Gesù gli dice: ti manca una cosa sola, vendi tutto quello che hai, dai via ciò in cui confidi, in cui tu poni la tua sicurezza, poi vieni, seguimi. Ecco il salto di qualità, se vuoi essere perfetto. E qui c'è un termine nel testo greco del Vangelo che è teleios, che troviamo anche al termine del discorso della montagna di Gesù: siate perfetti come il Padre vostro che nei cieli è perfetto. E Gesù lì subito prima parla: amate i vostri nemici, pregate per coloro che vi fanno del male. In questo consiste la perfezione del cristiano, che ci rende simili al Padre che è nei cieli. E questo giovane, di fronte a questa proposta di Gesù, a questo invito di fare questo salto di qualità nella sua vita, se ne va via triste. È la tristezza di quando restiamo attaccati alle nostre sicurezze, la tristezza di quando non riusciamo a fare il salto, l'affidamento, il salto della fede, l'affidamento totale nel Signore. Ho trovato un bell'articolo di un presidente di un circolo della FUCI, il quale dice le ragioni per cui ancora oggi dire grazie a De Gasperi, 65 anni dopo la sua morte, avvenuta il 19 agosto del 54, sono molte. Il radicamento dell'Italia nel quadro atlantico, sostenuto da una tavola di valori condivisi.
idea di Europa come spazio di sviluppo e di pace, antidoto vincente contro le dittature, gli egoismi e i totalitarismi di ogni colore, oggi potremmo aggiungere i populismi, i sovranismi, la difesa intransigente della democrazia e della libertà, valori indisponibili e non sacrificabili sull'altare dei tatticismi e degli opportunismi della politica. La giusta e rigorosa affermazione della laicità delle istituzioni pubbliche, sorretta da una coscienza limpida del confine che passa tra la sfera civile e quella religiosa. E De Gasperi affermava ai giovani della DC: nella vita pubblica non importerà tanto quello che voi direte, ma quello che voi sarete, e soprattutto che voi dimostrerete sempre una grande coerenza tra le vostre idee e il vostro comportamento, non solo nelle cerimonie e nei comizi, ma anche nella vita familiare, in quella privata e nelle scelte di carattere culturale. Questa è l'integrità. Non l'integrismo, ma l'integrità di Alcide De Gasperi. E vorrei concludere sempre con le parole che mi sembrano molto belle di Papa Benedetto. Docile ed obbediente alla Chiesa, fu però autonomo e responsabile nelle sue decisioni. Ricordiamo bene, nel 52, quando prese le sue, perché si mise contro la scelta di appoggiare una amministrazione di Roma con il movimento sociale, con i monarchici, poi prese le sue da parte di Papa Pio XII, ma era molto autonomo, deciso, senza servirsi della Chiesa per fini politici e senza mai scendere a compromessi con la sua retta coscienza. Cari amici, mentre preghiamo per l'anima eretta di questo statista di fama internazionale, domandiamo al Signore che il ricordo della sua esperienza di governo e della sua testimonianza cristiana siano incoraggiamento e stimolo per coloro che oggi reggono le sorti dell'Italia e degli altri popoli, specialmente per quanti si ispirano al Vangelo.